come in un romanzo di Fleming. Chi? Lo scrittore di 007, James Bond. Ah. Sì. Facciamo un paio di scatti, li sviluppiamo e vediamo i miglioramenti. Ti va? Vuoi andarci adesso? Ok. C'è stata una strage a Milano, io sono corso lì e... Ecco, vedi questa foto per esempio? È un po' scura proprio per questo. Hai fotografato un fiore ma hai chiuso troppo il diaframma. Minchia, Gualtieri con i nomi sono sciariali, porca puttana. Lui è Pedro, lui è Pedriga. Mi senti Lorena, allora hai accettato. Eccola! Rossella, tu hai accettato Carmela. Ma Rossella, Carmela, sì. Siamo schitta, siamo schitta. No, mai per fuoco. Oggi cali il pacco. Non lo so, ora vediamo. Oggi che è venerdì? Aspetta un attimo. Rosario, io mi stanco. Mi stanco la vita. Cammina, non ti vergognare, compare. Là, no, da fare, compare. Basta. Ma perché ti vergogni? Si vergogna, si caga. Ah, dei guaderi. Fatti il giro intorno a lui. Dai. Ma che cazzo allora, fai? No, entri in campo allora, e parcheggi, dietro. E l'appoggio alla panchina. Chiamala, vai. Carmela. Ciao, come stai? Ma sei sordo? Ti ho detto vattene. E dai, un attimo. Giusto il tempo di darti una cosa. Senti, se ci vede mio padre sono al mare. Grazie assai, Saro. E di che, bello. Grazie, grazie assai, Saro. Ok, perfetto. Vai. Io mi sono cercata a casa, ma non c'è lì. Yes. Ah, ma questi sono stencil, forte. Allora, praticamente c'è la situazione in cui potrebbe capitare che durante le riprese ci troviamo in una location, deve essere per il film, in una location in cui sono presenti dei numeri civici moderni. E questo non va bene perché ci troviamo in un'epoca andata, passata, orsona. Quindi ci siamo dovuti attrezzare, Federico si sta lavorando con degli stencil cercando di imitare più o meno uno stile antico, penso, così da coprire i numeri civici, tipo in questa maniera. Siamo fuori, a parte oggi c'è il caldo di non so chi proprio, ecco, questo qua è un numero diciamo più o meno moderno, così. Pap, si risolve. Guarda che bello, non pare, dobbiamo rimpiazzarlo. Come lo attacchiamo? Con la graffetta. Con la graffetta. Facciamo un 47. Minchia, che paese era? 17. Prima di casa. Un paese prolifero. Pronostico. Come? Come erano? È come una bomboletta in merda. Ma che non la sbatti, non ti fotti. Il vecchio. I vecchi. Tu sei vecchio. Questo qua è il vento del cambiamento. Io non mai. Ma è piena, c'è qualcosa dentro. Ah buona, non pare. Pausa. Non si usa così verso il basso, sempre così devi stare. Lo devi fare appoggiare al muro. È un pochino ghiavatina, vero? No. È un pochino ghiavatina. Forse è il buco. Comunque siamo al 16 di giugno.
di giugno, quindi in teoria mancano 4 giorni alla riunione e poi si inizia le riprese, ovvero il 21 giugno. Ma che tempo di merda è questo, eh? Il tempo delle mele. Il tempo del diavolo. Fallo un 47, va. Fai un 7. Ma che è 47? 47, che ne so. Un numero è 47. Il numero 47. È presente il 47. Come cazzo? Dai pianta, dai pianta, dai pianta. Sta morendo. Che cazzo fa stai? Esatto. Esatto. Bicicletta. No, sarò. Finalmente una abbiamo trovata. Ma che una? Ma te ne servono? Quindi. Dove servono? Anzi, servirebbe quella di. Vabbè, l'altra c'è. Servirebbe quella di Rosa. Di Nino. Questa pure devo fare. No, questa. Vabbè, c'è. Ne abbiamo un'altra. E poi un'altra ancora. Tre ne abbiamo, sicure. E chi sta invece? Questa qua, quella di Rosario, non è degli anni 50, è del 63. Mi pare, vabbè, 63, non è 70. Sì, ma non c'era la cinquantina, capito? Non c'era? Quella è proprio cinquantina, capito? È troppo palese. Vediamo. Okay. Infatti la Vespa è la Vespa... A me c'è la Moto Guzzi. Col monosedile. Ah, Muninni! Che melo! Minchia, vedi cosa? Minchia, va! Oh! Ma... Forza! Leo! Hai ragione, papà, se devi fare... Poi si fa tardi! Non lo dico perché perché ho fame! Uscire! Non ho fame! Io ho fame! Perché poi si fa troppo tardi, andiamo tardi qua! Che cazzo devo fare in questo giorno? Ne abbiamo mattinata per fare cose! Ma secondo me non viene mai, quella volta devo tutta... Dobbiamo andare da... Ma dobbiamo andare da Immago pure, quindi se qua stiamo qua... Che cazzo è Immago? Quello delle macchine fotografiche. Quello è il fotografo. Perché dobbiamo cercare la macchina fotografica antica. E sul faro, quella è la maionese, quella. E sul faro ha detto in mago. Ah, i miei amici che mi offrono la granita. Smetti, ma che schifo. Ah. Ma che ci vuole potere fare prima da festa? I miei amici che mi offrono la granita che... Comunque ci sono i biscottini al pistacchio. Sì, sì. Non posso, se dici così ho detto che l'hai presa un mal di merda. L'hai presa a Bronte? Sai prendere gli Chantilly? Oppure da Galina? L'hai presa, ti sbagliavi presa a Bronte? Come l'hai presa in un posto random? Se non l'hai presa a Bronte non è che tu l'altro giorno dove l'hai presa? Non l'hai... La pipa? La devo prendere, ce l'ho a casa, vinile, pipa, soldi. Ma non li sai allora ancora. Le bottiglie qua che cosa sarebbero? Ce l'abbiamo sopra, le puoi segnare. Un bastone. Cosa sono per il bar? Per la scena quando lui gli dice la fa bere per farsi fare le foto. Un bastone alla via, sempre davanti a casa, non sei. Gli occhiali, paletta trovati. Gli occhiali trovati. Scopa trovata, occhiali tutte e due. Quello un paio. Sono un paio di Fausto che non ce l'abbiamo ancora. Quelli da femmina trovati. Orologio? Orologio c'è quello lì nella cosa. Quello lì. Io posso andare a posare no, quello. No, l'orologio no, quello d'amore, l'orologio da polso. No. Allora io devo portare accappatoio. Il bastone che ce l'ho. Ma che... Eh? La vestaglia tipo per lei. Scenografia potevo mettere col rosario praticamente, tutto questo rosario sta qua. Quello non c'è ancora. Una corda quindi... dobbiamo. Che è sta puzza? Niente. Oddio, me l'ha detto! Ok. Basta che ti esce poco. Ma che cazzo è finito? Ma che merda, bro. Due botte. Vaffanculo. Puh. È finito.
Ma sto qua che fumo di tutta la stanza. Minchia, ma mocco cane. Sono uno spastico, non pare. Va bene. E tu che gli fai il video, sei scatto. No, ma è incastrato. E questo non dico questo che ho fatto il video. Allora denunciamo al piromanismo. Sì, sì. Il piromanismo. È stato lui che ha bruciato le campagne. Che da puzzo. Minchia, me lo fai schifo proprio. Io faccio schifo, mi hai incitato tu a fare ste cose. Se uno dice buttati dal balcone, tu ti butti dal balcone. Che lavoro della minchia. Spray tutte cose. Oggi compriamo di Federica. Ed è tipo in defibrillazione sicuramente. Defibrillazione. Defibrillato. Che è puzza? Ma si dice, non si dice così. Defibrillazione. In defibrillazione, tipo meno. Lampadina. Tagliate cartone. Allora, fate uno stop. Dai, un cartone a forma di stop. Un cartone a forma di senso unico. Di zoccolino. Fa uno stop in senso unico. Come cazzo li faccio? Come ha fatto gli antichi? Gli anni 50. Sono grandi, penso. Batteria scarica. Diario di bordo per primo giorno di ripresa. Dici qualcosa, Federico Figara? Niente, cosa vuoi detto? Dimmi. Non lo so. Niente, spero... Puoi dire una filastrocca, vuoi dire quello che vuoi. Ma spero che sia un'esperienza di cui avremo un bel ricordo. Ciao. E che, niente, che tutto venga come speriamo, che saremo aiutati dagli sponsor, anche da altri sponsor che magari non stentano ad arrivare. E niente. Ma ciao. Te la stai studiando la parte tu? Ancora no. Sono stato praticamente molto impegnato per gli esami. E non ti vergogni un poco? Un pochino sì. Però ce la faremo. Vabbè. Sono il mago dell'arrivare all'ultimo momento e poi risolvere la situazione. Va bene. Intanto abbiamo ripizzato il braccio. Ma magari prendi con il telefono. Perché non trovi la GoPro, me la sono dimenticata a casa. Ma se veramente no. Riprendi, poi no, con il telefono. La lettera? Cosa? O cosa riprendi? Con l'altro? No, con la GoPro. Questo non è la live su Facebook. Qua c'è Maria, no, che ci saluta. No. Non ci saluta. Ci saluta. Dietro le quinte sono. Dietro le quinte. Tipo che c'è o non c'è? No. Questo è sempre qua messo. Tipo il nerd. No, perché in realtà noi ci occupiamo del film e lui praticamente porta avanti i lavori per portare due soldi. In modo tale che possiamo campare. Ciao. Qua c'è la roba pure ancora. Ah, ma tu hai fatto l'ultimo diario di bordo oggi? No, quello è l'ultimo diario di bordo dello studio. Ah, dello studio, della costruzione dello studio. Della costruzione dello studio. Bene. Carmella è una brava figliola, una carusa a posto. Non te permetterò mai più